siamo con un'altra donna del vino, questa volta una ristoratrice, Silvana Segna. E ha proposto durante questo evento dei finger food di sua invenzione. Sì, noi abbiamo proposto degli stuzzichini, soprattutto che rappresentano il nostro territorio, per poter valorizzare i piccoli produttori che con tanto amore ci portano in cucina i loro prodotti che noi trasformiamo in cose buone, diciamo. Abbiamo preparato delle crocchette di capriolo abbinate ad una marmellata di ciliegie che viene prodotta in un piccolo paesino vicino. Uno stuzzichino fatto col radicchio tardivo di Lauregno che viene coltivato a 2000 metri, abbinato a del tartufo nero del Monte Baldo e condito con l'aceto balsamico invecchiato di mela. Poi una mousse di caprino e yogurt abbinata alle mele cotogne che noi mettiamo in conserva per l'inverno. Abbiamo presentato anche una crema di cavolfiori abbinata a uno speck di trota, che praticamente il filetto di trota viene trattato tale quale allo speck, solitamente marinato, fatto marinare nelle erbe di montagna biologiche. Quindi un'ottima rappresentanza del territorio per una donna del vino del Trentino. Sì, le donne del vino, sicuramente le donne in questo campo tirano fuori tutta la loro grinta per potersi mettere in evidenza in questi momenti di crisi. Ancora una volta sono le donne che tirano fuori la grinta per poter andare avanti in famiglia. Quindi la nostra famiglia è composta da due uomini, sì, ma da due donne molto grintose. Grazie mille. Prego, grazie.